Ugo Bike, Ugo Perini è arrivato oggi pomeriggio ad Arco nella sua San Giorgio dopo 4.000 km da Capo Nord ad Arco. Com'è andata, Ugo? Ma io direi molto molto bene, sono arrivato, sì, sono un po' stanco, dire po' non lo so, sono stanco, so che ho fatto tanta fatica, però è stato molto piacevole. Rendermi conto cosa ho fatto sarei bugiardo, non lo so cosa ho fatto, non mi rendo conto. Sarà un momento in cui potrò essere più chiaro, più magari dettagliato nella situazione. Io ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, che mi hanno aiutato a partire e arrivare. Il mio collaboratore Davide Pellegrini, che è stato con me, fisioterapista, che mi teneva un po' la sera ancora attive le fasi muscolari. E poi io voglio solo ringraziare e dire è stata una fortuna, la fortuna di avere 70 anni e di compierla in questa maniera. Tra le difficoltà più grosse il fatto che hai trovato spesso brutto tempo. Direi che non sono stato fortunato per il tempo. In 24 giorni che ho pedalato abbiamo trovato, mettendo assieme tutto, fa dei puzzle sì e no, 4 giorni di sole, sempre nuvolo, tanta acqua, tanto freddo, dai 3 gradi minima alla 7 alla massima. Ieri sono partito da Garmis, erano 6 gradi e pioveva dai 8. Sono arrivato fino a Vipiteno che gocciolava ancora, ma dal Brennero in poi ho attaccato il mio turbo e sono arrivato giù, turbo tra virgolette, insomma, il piacere di arrivare a casa mia.